Cari amici ascoltatori, oggi abbiamo iniziato in maniera del tutto diversa. Sound Disc è anche questo, non essere mai sempre uguale. Qui a Radio Web Ariel abbiamo appena ascoltato Rewind di Offshane, ma dopo avremo tanta buona musica italiana. Radio Web Ariel, la radio che vi fa sognare. E caro Johnny Red, hai proprio ragione, Otto, la radio che ci fa sognare, perché noi trasmettiamo canzoni di cantanti emergenti, veri e propri, inediti. E mi raccomando, tutti i titoli che vengono trasmessi qui su Sound Disc li potete trovare su tutte le piattaforme digitali sparse per il mondo, perché ne esistono veramente tante. E allora, un caro saluto di buon inizio dal vostro capitano Luigi e naturalmente Johnny Red, perché l'avete appena sentito con la sua voce squillante del giorno. Oggi, quanto ne abbiamo? Perché mi sono perso un po' oggi, eh? Oggi mi sento molto attivo, ragazzi, e quindi ve lo dico, oggi vi dovete mettere le cuffie. E beh, oggi comunque bisogna stare attenti, perché oggi è il primo aprile, è il pesce d'aprile! Io me l'ho pure dimenticato. Te l'hai pure dimenticato, e stai attento perché qualche scherzo sicuramente lo faremo. E allora dai, continuiamo con la buona musica e poi avremo tanti aneddoti su ognuno dei cantanti presenti nella playlist di oggi, ma tante curiosità dal mondo dello spettacolo. E allora si comincia con della buona musica. Passo il microfono a Johnny Red. Certo, capitano, c'è subito Valentina Rollo con Credo nel destino. La vita che scorre veloce, la guerra sul letto e la pace, la nostra promessa che dura, le sere a guardare la luna, le cose che abbiamo in comune, insieme contro le paure, i baci che ancora ti devo, e ti amo che ho gridato al cielo. Promettimi che insieme potremmo affrontare ogni ostacolo. Amami, vedrai che la vita sarà uno spettacolo. Ogni cuore al suo tempo, trascorsi in passato, l'amore che non ci hanno dato, le scelte che si affronteranno, le certezze che a volte cadranno, la musica e le sue risposte, i dubbi pieni in quei forse. Sono pronta, sostringimi a te. Allora dimmelo, non serve più sognare.
destino che ti amo. Ora siediti, verrò a prenderti con i sogni tuoi. Non nasconderti, siamo fragili, siamo in pochi ormai. Se sei spadinta il minchio.
vi se crepa e piere, par niente sotto e voce il murar, al scarnela le so corone, sotto il muro. Al male che a tocco se se pedidi, torno che alla taglia mazzina, parca in idee ortiche, ancora un gale ciama, un gale grida mai è da spesa, di traviele e crepale le fiere, ero qualche dunque de onda, il fai tazzardò, caro Luigi, tu sei l'uomo delle curiosità. Cosa ci racconti di bello oggi? E allora, la curiosità che ho trovato, che è un po' veramente particolare, è lo stato sullo stato sociale, il famoso gruppo, no? E tocca a Lodo con il quarto dei suoi 5 dischi. Cosa voglio dire? Allora, lo stato sociale torna con una nuova esilarante sfida. 5 dischi per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Un'operazione nata per spiegare la straordinaria attitudine che fa del collettivo bolognese una realtà unica e bizzarra nel suo genere, capace di dare spazio alle singole personalità e alle idee artistiche individuali. Solo noi potevamo farlo e lo abbiamo fatto, era quasi obbligatorio, questo hanno detto. Dopo gli eccellenti esordi di Bebo, Checco e Carota, il testimone passa a Lodo, pronto a stupire con le sue 5 tracce. Il suo EP, da solista, ma sempre a nome di questo gruppo nato in una cameretta più di 10 anni fa, entra a gamba tesa senza paura di sfociare nel politicamente scorretto. Per fare tutto questo, il cantante ha chiamato alla sua corte una pletora di stimati artisti: Margherita Vicario e Danti, e comunque Martina, Galeffi e Simon Says, Samuel Irono, Nicolò Carnesi e l'attore Ninni Bruschetta. Cioè, quindi, di roba ne hanno fatta veramente tanta. Però, mo vorrei fare pregante una cosa, visto pregante che oggi è 1° aprile, non si possono fare tanti scherzi pregante qui in radio, non possiamo creare chissà che cosa, ma voglio fare un gioco con Johnny Red. Ci stai, Johnny? Ci sto. Ok, allora metti gli occhiali. Ma se li ho persi gli occhiali io. Ah, giusto! Vabbè, comunque dai, diciamo pregante che oggi pregante è proprio orbo, cioè non riesce a vedere più di là del suo naso. Comunque dai, cerchiamo di fare qualcosa. Allora, visto che non hai gli occhiali, io ti dico di guardare questa immagine. Dimmi che torre è questa. Allora, dammi un indizio. Cioè, già addirittura devo darti un indizio. Va bene, allora abbiamo parlato di Bologna prima, dello stato sociale, sono bolognesi, quindi è una torre che si trova a Bologna. Allora, è una torre che si trova a Bologna. Per caso si trova in Piazza Maggiore? Mo non lo so se si trova in Piazza Maggiore, non so se c'è una Piazza Maggiore a Bologna. Però so che è una torre bolognese. Mamma mia, oggi gli occhiali, porco. Allora, dammi un altro indizio, non lo so. Oh mamma mia, io penso che i nostri amici spettatori
hanno già capito di quale torre si tratta. Comunque, allora, è una cosa che ti riguarda. Sinceramente vedo un brato, quindi non so che immagine sto vedendo là io. Ah, ok, va bene. Allora, dai, ci arrivi. Allora, è una torre, il nome ti riguarda praticamente un po', ok? E allora, come posso aiutarti? La conosci la storia di Pinocchio? Eh certo. Oh, ok, perfetto. E allora, Pinocchio cos'era a scuola? Era un asino. Scusa, no? Che era un... appunto, quindi era un asino. Quindi... Ah, ho capito adesso, la torre degli asinini. Ah, degli asinini? No, ma quali asinini? Un po' diverso. Allora, al plurale dici? No, asinini è già plurale. Non si usa la parola asinini. Cioè, allora, l'asino quando è grande si chiama asino. Quando è piccolo come si chiama? Asinello. Oh, quindi mo al plurale, aggiungendo la i finale, quindi è asinelli. Quindi è la torre dell'asinelli. E scusa, no? Tu mi hai detto che mi riguarda. E mica sono asinello io. Come non sei un asinello? Noi siamo in coppia. Scusa un attimo. Allora, tu sei l'asinello, io sono un bue. Ti ricordo che qualche puntata fa abbiamo presentato un nuovo cantante, Lorenzo Bungoro, e l'abbiamo soprannominato Gesù Bambino. Tu hai detto che io praticamente sono l'uomo delle curiosità. Ho scoperto, e lo ripeto di nuovo, che suo padre si chiama Maria, suo padre si chiama Giuseppe, è nato a dicembre, quindi il bue, l'asinello, Maria, Giuseppe e lui che è Gesù Bambino, Lorenzo Bungaro, che abbiamo scoperto che è nato a dicembre pure. L'ho appena detto io, cioè vuol dire questo, vabbè. Quindi oltre a essere orbo, anche sordo è diventato Johnny. Però, dai, era un modo scherzoso per presentare questo bravissimo cantante, perché sta sposando la lirica. E allora, quindi, Lorenzo Bungaro con Aspettando che torni. Chiudo gli occhi un solo istante e sento il mare. Fa compagnia solo la nostalgia. Lacrime, se penso ancora a te, che sei la mia musa ed io il tuo re. Sei nella mente, straziato il cuore, ti ho odiato già quando mi hai detto il vero amore. Non si pretende, ma un uomo muore e spegne il cielo e le stelle. Chiudo ancora sulle mani il tuo profumo, ti fa ancora mia. Diamine profumano di te, se ti avessi fra le braccia mie. Straziato il cuore, ti ho odiato già quando mi hai detto il vero amore. Non si pretende, ma un uomo muore e spegne il cielo e le stelle. Aspettando che
Timore
E allora qui su Sound Disc abbiamo anche Jump. Ah, volte sono avvolto da una serie di pensieri scuri in volto, neri, oscuri e tetri come cimiteri. Non distingo più quelli inventati da quelli veri, quelli interi. A metà da quelli interi, siamo sinceri, in fondo fino a ieri credevamo di avere il mondo compresso in una mano, ma piano svanisce l'estro. Accetto inconsciamente il compromesso, ma fa lo stesso, io vivo adesso. Non mi interessa il resto, non mi interessa il resto. Si fa presto a dire d'essere solari, ma si tende ad isolarsi, che qua dentro è buio pesto. E non riesco nemmeno ad esprimermi davvero. Capita anche a te di non essere sincero con te stesso, ma fa lo stesso, io vivo adesso. Non mi interessa il resto. Non mi interessa il resto. Già stanco, dovrei passare meno notti in bianco. A volte mi sveglio già stanco, dovrei passare meno notti in bianco. A volte mi sveglio già stanco, dovrei passare meno notti in bianco. A volte mi sveglio già stanco, dovrei passare meno notti in bianco. Alla fine siamo uguali, sono diversi modi d'essere, come tessere, ci incastriamo in modi singolari, ci incasiniamo questa vita con eventi più unici che rari, più ludici che lucidi. Voglio avere più fortuna come un quadri, voglio meno giudici e persone che prendono posizione. Io voglio stare al centro come l'udice e poi muoio dentro. Ogni volta che sento che il THC resta ancora sgomento, a volte l'affare di contento, a volte t'accacci sul pavimento. Cerco di spiegarmi, ci provo, ci tento, che c'è altro a cui devi stare attento, sta a scaltro. Che a sto mondo non c'è tempo, ma a spiegarlo, a volte pisciare contro vento. Ma fa lo stesso, io vivo adesso, e non mi interessa il resto, non mi interessa. Ma fa lo stesso, io vivo adesso, e non mi interessa il resto, non mi interessa. A volte mi sveglio già stanco, dovrei passare meno notti in bianco. A volte mi sveglio già stanco, dovrei passare meno notti in bianco. Poi mi scordo, la domanda è normale, la pista dietro la serranda è normale. L'attenzione di passaggio e qua è già finito, il viaggio mentale non vale. A volte smadonno se fai la drammatica, e fossi un po' meno lunatica. Vorrei provare a dormire ma il sonno latita e capita che in pratica. A volte mi sveglio già stanco, dovrei passare meno notti in bianco. A volte mi sveglio già stanco. Bentornati amici a Sound Disc. Ricordatevi, la radio web Ariel è la radio che vi fa sognare. Adesso però voglio mettere un po' in difficoltà il mio caro Luigi Mastria. Ma quale difficoltà, Johnny? Ma quale difficoltà? Io praticamente sono numero uno. Tu prima mi hai chiamato che sono asino, adesso voglio capire te se sei asino o meno. No, io non sono asino, ti ho detto che prima io ero un bue, tu eri un asinello, quindi io sono stato più delicato. E adesso ti faccio trasformare io direttamente. Ascolta, sei preparato psicologicamente? Sì. Ok. Come si chiama quella cosa dove l'uomo si mette dietro al sedere della donna? Cosa? Pure i bambini lo sanno. Sella. L'uomo si mette in sella una donna? No. Ma non lo so, tipo in una moto, un sellino, insomma. Tu quando vedi una donna, se si vede il sedere significa che sei dietro lei. No, che sei un maniaco, cosa guardi? Scusa, allora, come si chiama quella cosa dove l'uomo sta dietro al sedere della donna? Va...
aspetta, definizione scientifica, ok? Allora, si chiama amore. Perché amore? Mamma mia. Allora, l'amore. L'amore è quell'atto che l'uomo compie con una donna. Mi sa che stai fuori strada sempre. Allora, vabbè, aspetta, eh. Come si chiama? Ma guarda te, vabbè. Allora, come si chiama quella cosa che sta dietro l'uomo e davanti alla donna? No, non è così. Allora, come si chiama quella cosa dove l'uomo sta dietro il sedere della donna? Il sellino. Il sellino. C'è tipo, scusa, in macchina, no? Al posto del guidatore. Dietro. Allora, tu sei un uomo, giusto? Penso di sì. Appunto. In quale circostanza ti trovi dietro al sedere della donna? Allora, dietro posso essere anche di spalle? In che senso? Allora, quando vai alle poste? Ti sto facendo capire che ci devi arrivare da solo. Allora, quando vai alle poste, ti puoi trovare dietro al sedere della nonna. Perché? E perché lei è davanti a me. Quindi? E quindi che cazzo? Quindi io sto aspettando. Sì, tu stai aspettando. Dove? Alle poste! Non sta capendo. Sì, ho capito, alle poste. Ma sei... Vabbè, in fila. Siamo messi tre quarti d'ora per arrivare, che hai detto solo la parola fila. Mamma mia che fatica. E questo è tutto, che caspita. E vabbè, dai, me l'ha fatta. Cioè, però io di solito sono bravo a ste cose, ma oggi non stavo riuscendo proprio a capire che si trattava della fila. Pensavo a qualcosa di sporco, Johnny. C'è sempre la prima volta nella vita, sappilo. Lo sa, sì, lo sappo, io lo so. Ok. Senti un po', visto praticamente e considerato che mi hai fatto questo tranello, io ti dico questa. Qual è quella cosa che entra dura ed esce limpida e sgocciolante? No, così siamo pari, così sei in vantaggio tu. No. vabbè, dai, però diciamolo, no, secondo te cos'è? Lucida, limpida e sgocciolante. No, entra dura ed esce limpida e sgocciolante. Anzi, facciamo una cosa, Johnny. Cerchiamo di farli dare i commenti alla gente che ci ascolta da casa. Allora, rispondete voi con tanti commenti. Qual è quella cosa che entra dura ed esce limpida e sgocciolante? Non pensate sporco, eh? Ecco qua, ha tolto la parte più bella. Però... ma pensate quello che volete, cioè vuol dire, noi non lo sappiamo. Ricordatevi che entra dura ed esce limpida e sgocciolante. E allora adesso tanta buona musica. Vi lasciamo con il punto interrogativo. Ecco, vi lasciamo con tanta buona musica. Like a light lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Yeah.
times, but I know we're safe. Sound Disc con il capitano e Johnny Red, ma siamo arrivati alla conclusione di questa puntata che è stata spumeggiante, direi, perché abbiamo riso, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, abbiamo fatto tante di quelle battute e sono stato preso in giro pure io. Vi dico solo che questi 45 minuti passano sempre in fretta, sempre più veloci, e allora io vi do appuntamento a martedì prossimo e mi raccomando, sempre puntuali a Sound Disc. Naturalmente su Radio Web Ariel, la radio che vi fa sognare. Ciao a tutti! Ciao! Mi raccomando, puntuali sempre alle ore 18. Raccontare la storia di noi, ricordarci il passato che abbiamo vissuto. Eravamo fatti per stare insieme io e te. Ora siamo qui, vicini al mare, abbracciati sempre più forte io e te. Io e ha voluto così, ci siamo ritrovati.